tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho un prodotto estremamente fantastico da farvi vedere. Parliamo del TLVA855RE, un range extender di casa TP-Link che potete guardare qui nell'immagine. Ma questo video non è per farvi una recensione di questo prodotto, che sicuramente farò più avanti. Questo video infatti è per farvi capire come poter aggiornare questo dispositivo. Aggiornare cosa? Aggiornare il software, il firmware, chiamatelo come volete. Infatti, appena tolto dalla scatola, la prima cosa che mi è venuta subito all'occhio è che sul sito TP-Link c'era un nuovo aggiornamento da fare, il quale non era installato nel dispositivo. Da questo forse ho capito che molti di voi potrebbero avere difficoltà nel comprendere come poter aggiornare quindi il firmware di questo dispositivo. Vi ho praticamente detto tutto, vi lascio la sigla, passiamo al banco e aggiorniamo il software, anzi il firmware di questo dispositivo. Prima di aggiornare il dispositivo dovete sapere che per poterlo appunto aggiornare dobbiamo collegarci allo stesso. Ma ragazzi, per poter far ciò come possiamo fare? Dietro il dispositivo vi è un indirizzo IP tplinkrepeater.net, ve lo farò apparire qua in sovraimpressione. Cosa serve praticamente questo sito? Questo sito, ragazzi, praticamente serve per poter accedere all'indirizzo IP tramite un browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, alla pagina di configurazione del prodotto e poter quindi digitare le credenziali del prodotto admin ed entrare nella pagina di configurazione per aggiornare il firmware. Quindi mi raccomando ragazzi, un PC nella stessa rete dove avete configurato questo prodotto, mettete il link in descrizione, ascoltiamo la sigla e andiamo con la video configurazione dell'aggiornamento firmware. Sigla! Ok ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare prima di poter aggiornare il firmware è scaricare il firmware stesso. Quindi per fare ciò dobbiamo andare sul sito di TP-Link. Vedete che io sono andato sul sito tplink.com/n e praticamente prerogativa principale scrivere /n, se no verrete rindirizzati al sito .it. Perché sono andato sul sito .com/n? Perché semplicemente questo firmware, che dopo vi farò vedere come trovare, il 160.4.1.4 che vedete qui, sul sito italiano non è presente. Quindi per fare ciò, una volta arrivati sul sito globale, dobbiamo scrivere 855. Si aprirà la pagina di questo prodotto. Clicchiamo, si aprirà la pagina del prodotto a tutti gli effetti, dove vengono descritte tutte le caratteristiche e funzionalità. Ora andiamo nella pagina supporto. Nella pagina supporto andiamo alla voce firmware e qui ci scarichiamo il 160.4.1.4. Facciamo partire il download e adesso vediamo come caricarlo nell'interfaccia del TLVA855RE. Ok ragazzi, una volta scaricato il firmware dobbiamo decomprimerlo. Infatti il file è compresso, quindi facciamo tasto destro sul firmware, extract IR, e qui avremo il file bin pronto da caricare tramite l'interfaccia del nostro range extender. Ok ragazzi, adesso siamo al punto per fare l'accesso al nostro range extender e aggiornare il firmware. Allora, sulle istruzioni del TP-Link c'è scritto di inserire l'indirizzo IP tplinkextender.net oppure tplinkrepeater.net. Nessuno dei due ha portato all'accesso del mio range extender, che però è configurato nella rete. Quindi dovete necessariamente accedere al vostro modem router ed identificare il corretto indirizzo IP che è stato acquisito dal range extender. Nel mio caso il 30 finale. Qui scriviamo come nome utente admin e come password ancora admin. Verremo riindirizzati nella pagina di configurazione del range extender. Vedete qua sotto abbiamo la release 159.08. Abbiamo scaricato una versione molto più recente, che è la 160.4.1.4. Come facciamo ad aggiornare? Niente di più semplice. Andiamo nella parte settings, andiamo nella parte system tools, andiamo in firmware upgrade e qui andiamo a caricare il nostro firmware. Facciamo upgrade, facciamo yes. Mi raccomando ragazzi, alla fine del processo dobbiamo necessariamente resettare il range extender alle impostazioni di fabbrica. Sotto il range extender vi è un forellino, dovete premerlo a prodotto acceso per circa 8-10 secondi e il prodotto si resetterà.
Successivamente dovete riconfigurarlo e poi ci ritroviamo qui per andare a vedere se effettivamente la versione di firmware è stata aggiornata. Ok ragazzi, adesso dopo aver aggiornato il firmware ho provveduto a resettare il prodotto e a riconfigurarlo sempre tramite il tasto di VPS. Ho fatto il login e vedete qua sotto abbiamo la versione 160.4.1.4. Il video per quanto riguarda l'aggiornamento firmware del TL-VA855RE è terminato. Io vi ringrazio e vi lascio al prossimo video. Ciao a tutti!